Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo tornati su FIFA 23 per andare a giocare un'altra volta alla 10 minuti calciomercato challenge. Il primo video devo dire è andato abbastanza bene. Questa volta lo rifacciamo in Italia. Fatemi sapere se magari lo vorreste vedere anche in Inghilterra o in Spagna, insomma in Germania e in altri campionati. Andiamo come l'altra volta con i tre click. Il primo ci porta alla Salernitana, il secondo al Monza, il terzo al Napoli. Andiamo adesso qui in carriera allenatore, in basso a sinistra vi farò comparire un timer. Mi sono solo scordato di dire un attimo, chiedo scusa, che per chi non dovesse aver visto anche magari l'altro video, questa challenge consiste semplicemente nell'avere 10 minuti per fare il mercato di una carriera allenatore. In questo caso è uscito il Napoli, io avrò ad esempio 10 minuti per vendere i giocatori che voglio vendere, che ritengo inutili, e per comprare i giocatori di cui ho bisogno. Adesso possiamo davvero vederci nel menu della carriera. Allora ragazzi, eccoci, siamo partiti. Vedrete adesso in basso a sinistra il timer. Allora, c'è un problema fondamentale nel Napoli, che Zielinski non può fare il cambio ruolo da CC, quindi lui va venduto sicuramente. Vorrei comprare un esterno a destra, un difensore, magari un altro difensore e un terzino sinistro. Abbiamo un budget di 65 milioni, speriamo bene. Tanto dove sto andando, devo vendere i giocatori. Ecco le prime offerte per Lozano, accetto tutte e due, non perdiamo tempo per trattare. Altre offerte: Politano lo vendo, Rachmani lo vendiamo, Zielinski anche, Demme pure, tutti via, tutti via. Allora ragazzi, ho individuato un po' di nomi, vediamo quanto budget abbiamo, 200 milioni. Vorrei aspettare un attimo, ma gli acquisti dei miei sogni sarebbero Rudiger e Laporte, uno per Casemiro e Kroos, e poi Messi lì sulla destra. Vediamo magari se ci arriva qualche offerta, visto che comunque siamo ancora a luglio, abbiamo altri 7 minuti. Io, perché ci è arrivata un'offerta per Meretti, io potrei andare ad accettare, vediamo di prendere un altro portiere magari un po' più forte. Ho sbagliato Lloris. Dove sta il mio lungo Lloris? Eccolo qua, 35 anni. Vabbè, 85. Vediamo se ci è arrivata qualche offerta e se abbiamo venduto Meret. Sì, Meret abbiamo venduto. Allora, dove sto andando? In Abruzzo. Gestiamoci velocemente tutti gli acquisti. Allora, partiamo dagli Oris. Offriamo 5 milioni, hanno accettato. Conte accetta la nostra offerta, quindi gli Oris ce lo prendiamo. Offriamoci poi a questo punto su Amerik Laporte come primo. Vediamo se riusciamo a prendere anche Rudiger. Partiamo da 65 milioni, ne vogliono 95. Niente, non ci sono i margini. Proviamo allora con Rudiger. 70 milioni per lui, ne vogliono 104. È la miseria. 80 milioni, hanno accettato, e quindi ci prendiamo anche Rudiger. Con calma, mi serve la destra. Allora fiondiamoci velocemente su Messi. Proviamo a dare tipo Oliveira più 15 milioni. Chiedo scusa, Oliveira più 40 milioni. Occhio perché sono interessati. 49,4 più Oliveira hanno accettato. Abbiamo 4 minuti per chiudere tutti gli acquisti. Allora chiudiamo per Lloris, per Rudiger e per Messi. E mo quanti soldi ci rimangono? Abbiamo solamente 74 milioni, quindi solo un altro acquisto penso riusciamo a fare. Allora aspettate, proviamo a splittarci un attimo il budget. Centrocampo, mi provo a prendere Modric, ce la devo fare col tempo, che è un vecchiaccio, so che l'ho già preso, però devo cercare comunque, anche se prendo certe volte sempre gli stessi, di fare il meglio che posso con una squadra, perché con il budget che abbiamo questo posso fare. Tanto anche Modric ce lo portiamo a casa. Proviamo un attimo a prendere Laporte, dando però in scambio Kimminghe. Vediamo 45 più la clausola. Niente, non ce la faccio. Proviamo allora Thiago Silva. Manca pochissimo. Diamogli 15 milioni, dovrebbero accettare subito. Hanno accettato. Lo diamo io tutti i soldi che voglio. 40 secondi. Un altro acquisto, non ce la faccio a farlo purtroppo. Devo solo sbrigarmi ad accettare. Eccoli qui, Modric. 10 secondi, non mi dire che non ce la faccio. E dove sta? Dove sta? Thiago Silva ha accettato. Mancano 2 secondi. Adesso suonerà il timer. Ce l'abbiamo fatta in tempo per Thiago Silva. E quindi adesso vi faccio vedere il Napoli come è diventato dopo questo calciomercato. Devo dire ragazzi, è uscita una squadra di tutto rispetto. Lloris, Di Lorenzo, Rudiger, Thiago Silva, Mario Rui, Zamaghissa, Lobotka, Modric e poi il tridente delle meraviglie, Messi, Osimhen, Kvaratskhelia. Bene, detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, possiamo vederci direttamente per la fine della stagione. Siamo arrivati ragazzi alla fine della stagione, non me ne sono accorto, eravamo in finale di Champions League e l'abbiamo pure vinta contro il Liverpool. 81 milioni, chi è che mi ha venduto? E titolari nessuno. Sapete chi è che manca? Kim al Liverpool. Vabbè, non c'è nessun problema perché comunque eravamo te così, però peccato. Intanto Kim è andato al Liverpool, ha perso contro di noi a 100. Allora, la squadra è questa qui, sicuramente una squadra fenomenale. Osimhen 87, Kvara 85. Cresciuto un po' anche Zambo, che mi sembra che è 82 inizio stagione. Vediamo un attimo però anche dove siamo arrivati in classifica in Serie A. Terzi, peccato, a 7 punti dalla vetta, 80 punti.
punti. Ma poco male. Vediamo solo un attimo il bomber, che è Osimhen con 32 gol, seguito da Kvaratskhelia con 23, mentre i nostri assist sono Lionel Messi con 13 assist e Luka Modric con 10. Va bene ragazzi, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Qui a Super Angel è tutto, possiamo vederci direttamente in un prossimo video. Bella!